Che vuoi? Apriamo. Cosa? Un pacco! Ciao amici, come state? Spero tutto bene. Io sono Luca DJ. Io sono Anna. E questa è Storia dell'altra vita. E qui parliamo di fumetti e cose nerd. Oggi si spacchettano pacchi che sono arrivati qui. Ho sbattuto. Sono arrivati qui per un po' di persone. Ma soprattutto facciamo anche un test sull'andamento di Panini e del negozio online. Fra un po' arriverà anche Marco, perché anche con lui dobbiamo spacchettare un pacchetto che ci hanno mandato da un posto rock, ma hard rock proprio, ma proprio hard il rock. Smettila di fare spoiler. Spacchettiamo? Sì. Vai, spacchettiamo il primo pacchetto. Che ci arriva da Panini? Che ci arriverà da Panini? Mi sa che ho strappato qualcosa dentro. Questo qua è un ordine che abbiamo fatto noi. Panini non ci ha mandato nulla come omaggio. Dove si taglia questo coso qui? Si taglia qui, togliti. Pericoloso. Ed è un ordine che ha fatto Anna per completare la propria collezione, da quello che ho capito. Ma perché? Ma... da dove si apre questo pacchetto? Panini! Ah, da qua si apriva. Panini! Ok, aspetta, togli ste mani. Allora, questo qua è un ordine che ha fatto Anna per completare la sua collezione. Sì! Ed ecco qui. Ti fiocca il cartone. Ed ecco qui che abbiamo tutta una serie di albi incartati con il cartone. Poi c'è la carta bolle. Mi raccomando, fate attenzione perché... qua si taglia. Qua li tagliate gli albi se non fate... piano piano delicati. Questa qui è una busta direttamente che mi terrò perché è simpatica. Uno alla volta. Allora, cosa ha ordinato Anna? Il paperino, non so quale. Sta lì, lo vedi lì, no? Vedi, 400, c'è il monito. 472. Il 472. Di ottobre 2019 mi mancava. Poi, questo paperino perché è più smilzo rispetto a tutti gli altri? Forse perché c'erano i calciatori. Guardalo lì. Il paperino 463. 63 320, mi mancava pure questo. Poi il... ma forse perché... 465. Erano più smilsi prima i paperino. Non me lo ricordavo. Che storia. Belli però. Il 471. Finalmente. Il 461. 460. Guardate che sempre che belle comunque le copertine di paperino, eh? Sì. Sono sempre carine. Il... questo qui era 473. Era diventato più cicciottello già. Sì. Ragazzi, tutti quanti a prezzi di copertina l'abbiamo pagati, non c'è nessun bollino di sovrapprezzo. Poi questo mi mancava per i nuovi classici. Questo è i classici Disney numero 1. Il numero 1 mi mancava perché bello, 4,50. Mazza, guardate dentro che bello. Guardate dentro che pagine fichissime che ci sono. Guarda la copertina. Proprio bello. Poi, questo qui è tutto quanto traslucente, lo facciamo vedere dopo. No. Questo qui è il... mi sono ricordato una cosa, 470. 470, che è successo? Hai comprato un doppione, sicuro? Sicuro che hai comprato un doppione. Io ti fiocco. Ecco il paperino smilzo 466. Mazza, quante cose che ci avrai da leggere. Ma quanto è bella questa storia vecchia. Guardate che bella. Forte. Poi c'è il zio Paperone. Lo zio Paperone numero 9. Con una storia tutta nuova. Forte. Poi c'è il 10. 10 di chi? Di Zio Paperone, sì, sempre. Perché non li trovavo, gli altri non erano disponibili. Sì, gli altri sì. Zio Paperone, quindi... e poi abbiamo preso questo che abbiamo preso in fumetteria l'altro giorno. Col fumettopoli, quello Nestopoli. Te lo tirerei in testa, questo qui. Guardate che recuperone che ha fatto Anna, ragazzi. Ma quanti sono? Tanti. Sono tanti, ma quanti? Quanti? 2, 4, 6, 8, 10, 12 albi di uno doppione.
Mazza. Doppione. Ma ce ne sta uno che c'ha un'altezza uguale a quell'altro? No, perché questi qua smilzi sono un po' più alti. Che storia. Belli. Va bene, va bene, va bene. Continuiamo? Continuiamo con l'apertura dei pacchetti? In realtà, ragazzi, questo l'ho già aperto, l'ho già letto. È una cosa che mi hanno mandato, ma fra un po' arriverà la recensione con l'autore. Perché? Perché è un volume al quale io tengo tanto. Già c'è un video sul canale, non su questo volume, ma sugli altri. Ragazzi, Black Box 4, Eredità Furiosa, il quarto capitolo di Black Box. Vi faccio vedere anche gli altri. I primi tre sono questi qua. Tutti schiacciati. E ragazzi, appunto, siccome Anna mi toglie tutto quanto il pathos quando faccio i video, puoi andare via. Sono tutti quanti schiacciati da Longo, ragazzi, perché questi qua li ho recuperati tutti quanti a Lucca Comics. Questi primi tre di Black Box li ho recuperati nel 2018, quando erano tutti quanti disponibili. Oltretutto Longo ci ha fatto anche, poi se lo ritrovo lo metto qua in sovraimpressione, il ritratto di Anna e Marco. Sì, è stato simpaticissimo, perché le dediche sono tutte a loro. E poi invece l'anno scorso, nel 2019, guardate che spettacolo. Quella merita, Guardate che spettacolo questa cosa qui, veramente bellissima per l'alleggeritore. Ma di che stiamo parlando? Stiamo parlando, ragazzi, di una serie fatta di quattro albi, che oltretutto vi faccio vedere una cosa, anzi poi vi ci metto una foto. Le quattro copertine fanno un'unica immagine. Io non lo sapevo. Bellissima, un'unica immagine bellissima. Stiamo parlando di una saga steampunk, di una città distopica, nella quale appunto ci sono determinate regole, determinate tradizioni che sono assolutamente fuori di testa. Eredità Furiosa è di Giuseppe Grossi, l'ultimo, il quarto appunto, Eredità Furiosa è disegnato da Dario Tallarico, e la cover come sempre di Gaetano Longo. Ma la cosa più bella è che nel fumetto che più ho amato in assoluto, qui dietro hanno voluto inserire Black Box è un capolavoro, Luca di Giacomo Antonio. Io non ne sapevo niente. L'editore ha voluto inserire una mia frase della recensione, che è già sul sito, sul canale, anzi andatela a vedere, così quando porteremo la recensione con l'autore insieme a Giuseppe Grossi di questo quarto volume, probabilmente già li avete presi tutti quanti. Sei famoso? No, semplicemente ho fatto questa cosa carina e interessante. Ci sono anche altri colleghi, Bettast e lo Spazio Bianco, un po' tutti quanti gli albi hanno dietro queste frasi motivazionali per far acquistare il fumetto, ma questo qua veramente merita. Quindi se volete recuperarlo nel frattempo, oppure aspettare la recensione con l'autore, che veramente settimana prossima tireremo fuori per questa cosa qui. Ma adesso grazie ancora a Paolo, perché questo qua è un omaggio suo, Paolo Neri, l'editore. Ma adesso andiamo allo spacchettamento molto hard rock. Vieni Marco, vieni qua in mezzo a noi due, dai. Tocca a te, tocca a te. A te, a noi. Allora, noi. Andiamo, spacchettiamo questa cosa qui. Perché rock, ma è anche ardente. Allora, quindi hard rock. Questa cosa qui, ragazzi, questo pacco qui ce lo manda con estrema simpatia l'Hard Rock di Venezia. Se avete visto gli ultimi video che abbiamo pubblicato, ce n'è stato appunto due, uno sul canale nostro, quindi Storia dell'altra vita, un altro invece su Vivo Gluten Free, il canale di Ale, sulla nostra gita a Venezia. E tra le altre cose che abbiamo fatto, oltre a essere andati in fumetteria, aver recuperato un po' di fumetti veneziani, una cosa molto interessante, siamo stati a cena all'Hard Rock, perché avevano un menù senza glutine. Sapete che noi nell'altro canale Vivo Gluten Free parliamo di cucina e di vita senza glutine. Io non c'entro tanto. Però c'è stato un piccolo problemino. C'è stato un piccolo... Mettiti davanti, Marco. C'è stato un piccolo problemino. E per farsi perdonare del piccolo problemino che c'è stato, piccolo non tanto, comunque c'è stato un problemino, ci hanno detto: dovete venire di nuovo a mangiare qui da noi per fare un'esperienza vera di mangiare qui da noi, ed in più
se ti fa piacere, dammi il tuo indirizzo, ti faccio arrivare qualcosa per i bambini. Ho detto, vabbè, come dire di no all'Hard Rock, voglio dire, sembrava scortese. E quindi ci hanno spedito una serie di cosette che sono qui dentro, che adesso spacchettiamo una alla volta, non di più, non di più. Allora, prima cosa. La sacca dell'Hard Rock. La sacca dell'Hard Rock. Due sacche dell'Hard Rock. Facciamole vedere. Queste sono due sacche. Porta tutto dell'Hard Rock caffè. Bellissime, grazie ragazzi. Poi, wow. Le spin. La pin dell'Hard Rock proprio Venezia. Vi devo mettere davanti alle vostre facce, altrimenti... Cosa le vostre facce? Ah, eccola qui, la pin. Guardate che bella. Posso? L'ho messa al contrario. C'è anche l'immagine della laguna. Poi, aspetta Marco, faccio io questo. Poi, ragazzi, guardate qui. Ah, le sacche, ce l'aveva. Tre sacchette. Tre sacchette. Queste qua te le regalano alla fine, le regalano ai bambini alla fine... del pranzo, della cena, di quando ci andate, ci potete mettere veramente qualsiasi cosa. Sono fatte anche in stoffa sostenibile. Poi, ragazzi, adesso si va veramente sul pesante. Cosa sul pesantissimo. Sul pesante. Una maglietta per Marco. Marco! Dell'Hard Rock di Venezia. Guardate bello. Che bella. Hard Rock caffè. Marco, che bella. Oddio, mi sono suicidato per niente. Maglietta di Marco. Poi, ah, un altro di questi. Ce ne date quattro, una a testa. Poi, un'altra maglietta. Questa forse è per Anna? Non lo so, poi vediamo le taglie. Penso che sia per Anna. Hard Rock Venezia. Con un'altra grafica, anche svasata, molto più femminile. Bellissima. Bella. Bella, grazie. Grazie. E non sono finiti i regali, ragazzi. Oh mio regali, Dio. C'è un'altra maglietta. Per chi? Per chi? Per uguale, chi? Non uguale. Non lo so, a chi gli va. Questa è per la mamma. Ah, per la mamma, va bene, per la mamma. Hard Rock Caffè Venezia. Mi questa qui è bianca. Sei e credo che sia anche rispettosa dell'ambiente, perché ha 40% di... Repreve, che è un materiale, un filato riciclato. La fantastico. E poi l'ultima maglietta. Le spille per spero che sia per me questa. Ah sì, questa qua è abbondantemente che per bella. Me questa qua è la maglietta classica dell'Hard Rock Caffè con i colori, con i colori classici. Bellissima anche questa qui. Poi? E poi basta. No, di solito mi perdo le cose, ma questa volta è finito. Ragazzi, che ne dite? Abbiamo fatto belli acquisti, sì. Belle cose ci sono arrivate. Proprio bella sta maglietta. Questa maglietta è bellissima. Veramente carina. Io ho messo tutto qua dentro. Bravo, bravo. Ragazzi, noi ci vediamo nei commenti nei prossimi giorni. Aspettatevi ovviamente altri video. Vi dico che arriverà appunto la recensione con l'autore di Eredità Furiosa insieme a Giuseppe Grossi. Appena Giuseppe riesce a rientrare dal Lido di Venezia, perché è lì per lavoro, ci sentiamo e facciamo questa bellissima cosa. Se voi ve lo volete recuperare, però, potete andare tranquillamente al sito di Hippostyle, che è questo bel ippopotamo qui, oppure su Amazon, già si trovano, senza problemi, sia il quarto sia tutti quanti gli altri. Io vi dico, fatevi un bel regalo, ordinateli tutti, costano poco, ma è una storia eccezionale. Così poi, quando arriva la recensione, ne parliamo con contezza dei contenuti. Allora, vi volevo dire pure che sabato, io il sabato girerò il video, monteremo il video e andrà... in onda i miei video. Allora, abbiamo fatto una piccola programmazione. Non ne volevo parlare qui, ma visto che ci siamo, ne parliamo qui. Allora, piccola programmazione. Da questa settimana, cioè praticamente dal ritorno dal back to school, faremo video del Fumettopoli di Anna ogni giovedì, sempre alle 17.30, quindi alle 5.30 del pomeriggio. Invece faremo il video con Marco, con le sue passioni, tutte quante le sue cose, il sabato sempre alle 17.30. Quindi uscirà il sabato. Il sabato alle 17.30 lo pubblicheremo. Sì, Marco, sì.
lo pubblicheremo. Quindi, mi pare di sì, così dicono qui dalla regia. Quindi ci vediamo giovedì e sabato con Anna e Marco, tutti gli altri giorni praticamente con i soliti video di Storia dell'altra vita, ma io dovevo salutare anche tu, ci ha chiesto di salutarlo nei commenti, Gabriele Bosci, che ci segue sempre in tutti quanti i video che facciamo. Ciao Gabriele e grazie, e non lo so che non lo sai chi sei, segue Anna, segue i video suoi, grazie Gabri che ci segui con tanta passione. E volevo ringraziare anche qui e tirare le orecchie a Mirko di Fumetto Online, perché l'ho ringraziato su un altro video che non ha visto e per cui non ha visto il ringraziamento, allora lo ringrazio anche qui. Grazie per averci aiutato a sistemare il bot, l'ispettore Jenkins del nostro canale Telegram. Se non siete iscritti andatevi a iscrivervi su Telegram, perché lì siamo molto più smart, più veloci, più socials. Ciao belli. Ciao. Ciao. Come ciao? Arrivederci. Ciao ogni belli. Volta, ogni volta glielo devo ricordare io. Ciao belli. Ragazzi, pecetta, video pecetta, pecetta video, perché sono arrivati due nuovi pacchi. Non so che c'è dentro, cioè no, forse no, non lo so che c'è dentro di preciso, forse lo intuisco. Attenzione Marco che ti rifaccio nuovo. Il video pecetta è il video perché sono arrivati degli altri pacchi e non è che posso fare un altro video nuovo prima di aprirli. E a pecetto quello che sta qui, che vuoi venire pure tu? Magari. Allora, qui dentro ci sono delle cose che abbiamo ordinato su Amazon, non so cosa però. Vediamo che cosa c'è, vediamo che cosa c'è. Ah, fantastico! Robbe che non ve ne frega nulla, tranne questo. Questo qua è interessante perché è un germicida, è bellissimo. Io pensavo che ci fosse altra roba, no, non sì, ce ne frega nulla. Grazie. Via. Vai, vivo gluten free, ciao. Ciao. Questo, invece, ragazzi, questo è tanta roba. Questo vale. Allora, ragazzi. Vedo già dei fumetti. Rullo di tamburi. Wow. Wow. Guardate qui. Il giro del mondo in 80 giorni, edizione Tunuè. Papà, io di, questo qua ce l'ho. Di Dovillier, Soleillac e Jouvre. Traduzione di Stefano Andrea Cresti. L'altro, se avete notato la R francese di Luca. La R è moscia. Comunque, la tecnologia ha fatto passi da gigante. Il vapore domina incontrastato negli spostamenti globali. Ma può il mondo essere diventato un posto così piccolo da farne il giro in soli 80 giorni? E tutti quanti l'abbiamo visto. Quello che non abbiamo visto è che... Guardate che disegni eccezionali. Ma è un fumetto, penso che fosse un libro. È bellissimo. Ne parleremo presto sul canale in un video dedicato. Il tempo di leggerlo io, di leggerlo Marco, di leggerlo Anna. Perché questo qua è il classico fumetto per famiglie, per tutti quanti. E per il mondo. E ci voleva una pacetta per questo. Grazie a Tunuè di avercelo mandato. Io l'ho visto su Instagram e gliel'ho chiesto subito. E sono stati così gentili, cortesi e disponibili da inviarmelo in 48 ore. Grazie. Fine pacetta. Ciao. Arrivederci. Papà, hai fatto... Ciao. Ciao.